Se al termine di un lavaggio in una lavastoviglie all'interno del dosatore troviamo ancora del residuo di detersivo, significa che durante il ciclo qualcosa non ha funzionato in maniera corretta. Ovviamente, oltre alla presenza da dover ripulire, questo può comportare una conseguenza sulla qualità del lavaggio che potrebbe risultare con una qualità inferiore. Pertanto ora vedremo quali sono le cause che possono determinare in maniera continuativa o eventualmente solitamente in maniera saltuaria questa presenza di detersivo all'interno del cassetto dosatore. Sostanzialmente la causa non è generata da un malfunzionamento, ma in realtà viene causato da un non corretto caricamento di stoviglie all'interno del cestello. Vediamo ora pertanto quali sono i caricamenti assolutamente sbagliati che vengono eseguiti e che determinano questa condizione. Nel contenitore di detersivo possiamo inserire, come anche evidenziato sulla parte esterna, sia delle pastiglie che eventualmente del detersivo in polvere. Questo quindi, aprendo il contenitore, qua all'interno abbiamo la possibilità, in base al dosaggio, di inserire queste due tipologie di detersivo che ovviamente potrebbero anche in fase di inserimento creare questa condizione che abbiamo detto, in quanto inserendo una quantità eccessiva di detersivo in polvere o delle pastiglie più grandi, particolarmente grandi, quindi inserendolo esercitando una pressione all'interno, questa potrebbe consentire, o meglio potrebbe non consentire al detersivo di sciogliersi durante la fase per l'appunto del lavaggio. Per comprendere la motivazione di cui parlavamo precedentemente, ovvero del residuo di detersivo all'interno di questo contenitore al termine del lavaggio, è da comprendere il sistema con il quale avviene quindi la cessione di questo detersivo all'interno della vasca durante il lavaggio. In pratica, durante il ciclo, una volta che questo contenitore si apre, l'acqua che viene mandata tramite le giranti, quindi sia la girante superiore che la girante inferiore, quindi che tendono a girare, e riescono a spruzzare l'acqua, quindi a farla arrivare sul contenitore del detersivo, quindi toccare per l'appunto, impattare sul detersivo e consentire quindi con questa per l'appunto rotazione che il detersivo venga possa scivolare e quindi venga, per così dire, lavato in un certo senso completamente da questo contenitore e vada nella vasca della lavastoviglie. Cosa succede? Che se noi andassimo a caricare in maniera scorretta determinate stoviglie, questo succede molto spesso quando si utilizzano stoviglie particolarmente grandi che possono essere inserite nella parte frontale, quindi su questo punto qua della lavastoviglie, e quindi possono creare una barriera che impedisce all'acqua di far sciogliere completamente il detersivo. Quindi, ad esempio, nel momento in cui noi carichiamo all'interno della lavastoviglie sul cassetto inferiore una staviglia in questo modo qua, quindi praticamente nella parte frontale, questa qua non consente all'acqua che viene spruzzata tramite la girante di arrivare sul cassetto del detersivo, o questa parte viene raggiunta solo parzialmente, quindi al termine del lavaggio troviamo del detersivo all'interno di questo cassettino. Altra problematica che può generare quindi sempre questa condizione è quella dell'inserimento eventualmente di stoviglie con dei manici, ad esempio come può essere in questo caso una padella, che nel momento in cui viene inserita, mandando il manico verso la parte bassa in questo modo, questo impedisce alla girante di poter ruotare correttamente, quindi si andrà a bloccare sul manico della pentola, comunque del tegame o dell'oggetto comunque particolarmente lungo che abbiamo messo, e quindi va nella parte sottostante, e quindi impedendo la rotazione l'acqua non riesce ad arrivare nuovamente al cassetto del detersivo. Questo potrebbe anche succedere nel momento in cui una stoviglia o comunque un oggetto, magari potrebbe essere anche un cucchiaio in legno che viene caricato ad esempio nel cestino delle posate, magari potrebbe essere troppo alto e creare lo stesso impedimento alla girante che per l'appunto durante la fase di rotazione andrebbe ad urtare contro un manico, quindi questo oggetto sporgente, impedendo per l'appunto quindi la rotazione e quindi la mandata di acqua sul cassetto del detersivo. Pertanto, in definitiva, per evitare
questa problematica è importante che nel momento in cui abbiamo eseguito il carico ci sinceriamo e che non ci siano quindi delle barriere che possono ostruire l'arrivo dell'acqua sul cassetto del detersivo e che le giranti, quindi sia la girante inferiore che la girante superiore, siano completamente libere da ostacoli.